Amici di Metal.it, anzi, fratelli di Metal, come bei vecchi tempi, siamo tornati, anzi, potrei dire sono tornato dopo circa una mesata di meritate, forse vacanze, rieccoci qua. Siamo tornati in questa nuova stagione di Metal.it, nuovi video, insomma, speriamo che ce ne saranno veramente tanti, più dell'anno scorso. Mi ha fatto veramente, veramente piacere il fatto che in queste settimane in cui sono saltati tutti gli appuntamenti, tutti i recap, un po' perché diciamo la tecnologia mi è stata contro, il brutto tempo causava assenza di linea totale, quindi non potevo caricare nulla anche se avessi voluto, ma poi mancanza di tempo, giri in bicicletta, sagre e cose varie, insomma un po' me la sono spassata, anche se è stata un'estate breve ma intensa comunque. Beh, mi ha fatto veramente, dicevo, molto molto piacere il fatto che tanti tanti di voi, non me l'aspettavo minimamente a dire la verità, abbiano mandato messaggi su YouTube o sulla pagina Facebook o su Messenger o addirittura via mail, WhatsApp, chi insomma mi conosce un po' meglio, insomma diciamo così, ai miei contatti: oh, ma che fine avete fatto? Quando tornate? Ci mancano i recap? Quando fate questo? Quando fate quell'altro? Beh, veramente grazie, grazie a tutti voi, perché è stato veramente segni di stima che ci fanno veramente piacere, gli stessi segni di stima che ci stanno facendo molto molto piacere. Visto che siamo tornati ieri, molti di voi se ne saranno accorti tramite le notifiche, quindi mi raccomando, attivate sempre la campanellina, le notifiche di YouTube, col video che il vostro buon Coroner ha messo ieri, insomma l'ho messo io, insomma l'ho fatto lui, dedicata alla super classifica del Death Metal 2.0, argomento anche insomma non molto mainstream, invece c'è stato un grande grande apprezzamento e noi vi ringraziamo come sempre. Ma andiamo ad esaminare il primo recap della nuova stagione. Siamo al 14 settembre, c'è un sacco di cose da dire, un po' perché appunto sono mancato per un bel po' di settimane, un po' perché effettivamente c'è veramente tantissima carne al fuoco, ve ne sarete anche accorti da tutti i dischi che stanno uscendo, alcuni bellissimi, altri meno, i Satan, i Dark Millennium, poi adesso parleremo insomma di tutte le cose che escono in questa settimana, tutti i concerti. Vabbè, iniziamo. Le 5 news più interessanti della settimana che ho selezionato qui per voi, magari qualcuna anche più di una settimana, visto che non ci vediamo da un sacco di tempo, insomma c'era da dirlo sicuramente. Quinta posizione, parliamo del buon Nergal che ogni tanto, anzi ogni tanto, più di ogni tanto è protagonista dei nostri recap, non ha fatto nulla di particolare stavolta, si è detto solamente entusiasta, anzi si è detto prontissimo di iniziare questa collaborazione che vedrà lui. E tra Isan e gli Emperor, e entrambi stanno aspettando Rob Halford, un cenno da Rob Halford per dar vita a questo progetto black metal. Insomma, sembra proprio che la cosa si farà. Oddio, io non sono entusiasta di queste cose. Già in generale non mi sembra proprio il top. Poi sfruttare un Halford comunque in crisi, non perché lui sia in crisi, comunque un Halford in là con l'età, tutti i problemi che hanno Judas Priest di formazione. Adesso andarlo a sentire magari in una parte black metal, ma chissà, io sono molto molto scettico, però magari uscirà un bellissimo lavoro. Insomma, avete anche visto diciamo, come dire, quel progetto chiamato The Three Tremors, secondo me è una cosa veramente aberrante con Harry Tyrant, Conklin e altre personalità. Beh, io sono molto molto veramente scettico, però chissà, magari ne uscirà qualcosa di buono. Io spero che Halford non dia mai il suo cenno a provatore, però invece secondo me si farà perché c'è tanto tanto entusiasmo intorno a questa news, questo progetto ovviamente. Quarta posizione, parliamo sempre di Striscio dei Judas Priest. Il buon Kenneth Downing, KK Downing, sta parlando veramente tantissimo, sta rilasciando un sacco di interviste. Gli stanno chiedendo tutti, ma com'è che non sei entrato tu? Insomma, la solita questione su Tipton che non suona più, poverino, dice perché non sei entrato tu. Yanil ha detto, no, non è entrato lui perché, ma poi a parte che è fuori da un sacco di anni, ma Faulkner fa tutti i pezzi di Tipton, di Downing che fanno, poi si scambiano, non è capace, sono dei chitarristi diversi. E Downing ha replicato, ma no, assolutamente, questa è una sciocchezza, io ci potremmo comunque scambiare alla grande. Il discorso che comunque ha affrontato il perché è uscito dalla band ha fatto capire, diciamo molto molto tranquillamente, che l'armonia di un tempo non c'era più, quando poi qualcuno ha messo davanti i soldi, diciamo all'amicizia, alla musica, alla partecipazione alla band, ha anche tirato una frecciatina, a mio avviso, a Glenn Tipton, dicendo che diciamo spesso era molto attratto da più di una birra, insomma, prima di salire sul palco, dandogli praticamente, non voglio dire dell'ubriacone, ma insomma, dandogli
il fatto di salire sul palco un po' brillo magari, mentre ha sostenuto che lui voleva essere sempre al 100% prima di esibirsi, quindi per essere sicuro di dare il meglio di se stesso. Ecco, con questa piccola frecciatina così, ha anche detto molto candidamente sul fatto di aver ceduto tutti i propri diritti e delle canzoni appunto di Judas Priest che lui ha contribuito a scrivere, che insomma io ho una certa età, praticamente detto, sto per compiere 67 anni, comunque l'ho appena compiuto, non ricordo, questi diritti insomma io non me li porterò nella tomba, meglio diciamo realizzare adesso, meglio avere del liquido adesso che avere dei diritti che poi non mi serviranno a niente. Vabbè, come dargli torto da un certo punto di vista. Poi sappiamo anche che ha avuto dei problemi finanziari a causa del campo di golf e tante altre cose. Va bene, andiamo avanti, me la sto tirando un po' per lunga, vabbè, ma tanto che non ci vediamo qualche minuto in più non vi farà male. Una notizia invece non è di questa settimana, di qualche giorno fa, però molto molto interessante, ci riguarda anche da vicino, perché parliamo dei Candlemas, che hanno silurato allegramente un Mats Leven, la voce che non è che l'abbia presa proprio benissimo, però hanno annunciato dopo 32 anni il ritorno in formazione di Johan Lundqvist, ovvero il cantante dell'unico, diciamo, l'unico disco che ha cantato, ma il leggendario capolavoro incredibile Epicus Domicus Metallicus. E perché ci riguarda da vicino? Beh, perché ovviamente l'appuntamento clou della settimana è il Metal Italia Festival, che inizia proprio oggi, ma poi lo vediamo con calma, e domenica appunto vedrà protagonisti proprio i Candlemas, che suoneranno, per l'appunto, visto che c'è Johan Lundqvist in formazione, che io sinceramente non avevo più sentito nominare. Non so se è in forma, se non è in forma, se è grasso, se è magro, se c'ha la voce, se non ce l'ha più. Chi lo sa cosa ha fatto in tutti questi 32 anni? Io sono all'oscuro, magari ho fatto altre mille band, adesso sto facendo una figura barbina. Appunto, eseguiranno tutto il disco, tutto Epicus Domicus Metallicus, e quindi sarà un solo motivo in più per non mancare al Metal Italia Festival. Veramente un festival meraviglioso, a mio avviso il più bello che abbiano mai fatto i ragazzi di Metal Italia. Qualcuno vi ha anche detto, ah, ma tu parli del Metal Italia, ragazzi, ma qui, a parte siamo tutti amici e tutti fratelli, ma poi vi raccomando, cioè, voglio dire, c'è qualcosa, questi ragazzi portano e fanno, insieme ad altri, ovviamente, che poi citeremo, qualcosa di veramente bello, 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 veramente un appuntamento live imperdibile, perché non dovrei parlarne, anzi, mi rode non poco non esserci, non andare al loro stand a gozzovigliare, rubargli tutte le magliette, i cappellini e cose varie. Vabbè, andiamo avanti. Abbiamo parlato, di che abbiamo parlato? Non mi ricordo più. Sì, dei Candlemas, ma andiamo ad uno dei protagonisti, un altro dei nostri recap. L'ultima volta avevamo parlato della sua idea geniale di raffreddare la piscina di Phoenix, di Los Angeles, non mi ricordo dove, con tonnellate di ghiaccio. Parliamo di Ozzy Osbourne e più in generale, quindi approfittiamo di questa piccola polemica per parlare dell'argomentazione generale, ovvero del suo No More Tours, parte seconda. Ozzy Osbourne ha dichiarato, non capite male, questo No More Tours è solamente il nome del tour, non vuol dire che non ci saranno più tour. E quindi insomma qui andiamo a parlare un po' dei famosi tour di addio, questi tour di addio che vengono strombazzati, l'ultimo tour, adesso è l'addio, è la fine, venite tutti a vederci. Puntualmente siamo un po' tonti per questa cosa, secondo me siamo veramente tonti, io andrei a disertare veramente questi tour, non sopporto l'ipocrisia. E poi insomma Ozzy Osbourne, che penso che abbia dichiarato il proprio ritiro dalle scene live tipo 20 anni fa più o meno, e invece è sempre qui che tira avanti, ma non è il solo, per carità, anzi adesso è il turno degli Slayer. Io mi auguro che questo tour di Slayer a sto punto sia l'ultimo, non perché non voglio più sentire Slayer, ma sennò veramente questa falsità di dover essere molto ipocriti per far venire più gente e poi smentirsi ripetutamente è veramente una cosa, a mio avviso, molto molto da pop music e poco da metal, insomma dovrebbe avere un po' più di dignità e rispetto per gli ascoltatori. Rispetto per gli ascoltatori che sembrano non avere, sempre a mio avviso, ovviamente poi voi ditemi la vostra su questo o su questa tematica, i Motley Crue che ovviamente hanno fatto pure loro tanto di tour di addio, dichiarazioni, non torneremo mai più insieme, ve lo firmiamo col sangue, una cosa tipo Berlusconi, il contratto con gli italiani, insomma una cosa del genere. Invece qualche giorno fa sono apparse sui social delle foto con, mi sembra, Tommy Lee e Nikki Sixx con Bob Rock, molto così, insomma, molto curiose. E poi puntualmente Vince Neil, il cantante, ha rotto il silenzio e è andato a dichiarare che siamo entusiasti, qui abbiamo registrato 4 nuovi brani con i ragazzi per il nuovo disco dei Motley Crue. Meno male alla faccia, insomma, che dovevano sciogliersi, deve essere l'ultima cosa che devono fare. Vabbè, insomma,
staremo a sentire che cosa faranno. Per quanto mi riguarda, l'ultima cosa degna, benché io non l'abbia apprezzata molto, è il disco col povero John Corabi. Vi ricordate quel tempo, le dichiarazioni al vetriolo dei Motley Crue contro Vince Neil? Ah, quel bastardo, non ci torneremo mai più insieme, ma chi lo vuole? Qua di là, poi puntualmente Reunion. Quindi per me, io mi fermo a Dr. Feelgood, diciamo così, sono passati tipo quanti, 30 anni più o meno, ma vabbè, speriamo che perlomeno se il nuovo materiale dovrà esserci, sarà di buona qualità. Non so a voi, a me non interessa più sinceramente i Motley Crue, però vabbè, tanto, tanto è detto. Guardiamo sul mio nuovo tablet, carta penna e calamaglio. Chi è che diceva carta penna e calamaglio? C'era un programma, cosa, Renzo Tortora? Io non mi ricordo più. Vabbè, andiamo a vedere che cosa esce in settimana. Un sacco di roba veramente. Allora, iniziamo dal pacchettone Frontiers, che è molto interessante. Uno l'abbiamo recensito giusto oggi su Meta.it, sono i Dreamchild con Until Death Do We Meet Again, poi un disco attesissimo, anche questo ovviamente escono oggi, tutti quanti escono oggi, il nuovo disco degli Uriah Heep, Living the Dream. Poi abbiamo il ritorno dei Treat con il disco chiamato Tunguska, Snakes in Paradise con Step Into the Light e l'ultimo per quanto riguarda la Frontiers Records, Groundbreaker con il disco omonimo. Questi sono appunto i dischi in uscita oggi. E poi vediamo nomi da segnalare nel bene e nel male. Abbiamo i The Unity con Rise che escono per SPV Steam Hammer. Abbiamo, ahimè, lo dico diciamo con dispiacere perché è un gruppo a cui sono molto affezionato, soprattutto a inizio anni 90. E non solo, ha dato luogo a moltissimi album che trovo fantastici, Tunes of War, ma non solo, insomma un po' tutti. Esce invece il nuovo disco dei Grave Digger, l'avrete capito, The Living Dead per Napalm. Avrete, immagino, visto il singolo, una cosa veramente aberrante, secondo me una macchia nella loro carriera. Chissà, magari invece vi piacerà, fatecelo sapere, insomma, visto che esce oggi, ma insomma è disponibile ormai in streaming, Spotify, YouTube, da tutte le parti. Una menzione per un gruppo che non conoscerete, magari lo conosceranno veramente in due o tre, ovvero i newyorkesi, può essere, non mi ricordo più, Pyrexia, con il loro Unholy Requiem, un disco veramente estremo che esce per un'etichetta estrema molto molto valida, la Unique Leader. Andiamo poi a Isoen con Liquaia Revisited, il disco appunto uscito già l'anno scorso. Ci sono delle aggiunte in più, lo affronterà nella recensione il nostro poeta pazzo Marco Pastagaglio Regoli, il disco esce per Silver Lining. Poi vi voglio segnalare, per chi non avesse, diciamo, gli originali, per chi li avesse persi, per chi li volesse recuperare in questa nuova edizione, oggi escono per Nuclear Blast i primi quattro dischi dei Blind Guardian, ristampati ovviamente, quindi i primi due che uscirono per No Remorse, se non erro, Battalions of Fear e Follow the Blind, forse anche Tales from the Twilight World uscì per New Remorse, poi subito dopo da Virgin Records, pensate un po', e anche Somewhere Far Beyond, uscito per Somewhere Far, sì, uscito per Virgin Records, poi ristampato negli anni da Century Media, se non sbaglio, insomma questa è la volta della Nuclear Blast, e soprattutto, mamma mia quanto l'ho tirata per le lunghe, un disco che mi ha veramente sorpreso, un disco che non mi aspettavo, un disco bellissimo. Effettivamente erano tanti anni che erano usciti dal turbinio di dischi orribili, si stavano riprendendo, un disco da 6,5 con un disco da 7, e secondo me questo è un grande ritorno, quello dei Side con Overtures of Blasphemy, esce oggi per Century Media e lo vedremo più dettagliatamente nella video recensione che andrò a caricare nelle prossime ore. Veramente un disco che mi ha sorpreso, mi ha lasciato sbigottito per la ottima qualità, un ritorno dei Side come non li sentivo da anni e anni. E poi andiamo a vedere tutte le cose da vedere in questo weekend, sono veramente tante, quindi mettetevi comodi, anche se cercheremo di andare veloci. Abbiamo oggi, venerdì 14 settembre, abbiamo il warm up, la prima serata del Metal Italia Festival. Ci sono soprattutto i Raw Power e i Cripple Bastard. Ovviamente la serata si svolge al live di Trezzo, come tutto il Metal Italia. E stasera ci sono anche, per chi non si vuole muovere troppo, ci sono i Inossidabili Raven dal Gasoline di Trento e i Witches of Doom per diamanti di sonorità più oscure e cadenzate qui al Traffic, perché io sto a Roma, qui al Traffic di Roma. Domani giornatona, veramente giornatona, con la prima serata ufficiale del Metal Italia Com Festival. Ci sono gli Hammerfall, ci sono i Rage barra Refuge, ci sono i Grave Digger, i Domine, gli Elven King del nostro amico Damne. Insomma, c'è veramente un sacco di roba. Mi dispiace veramente mancare appuntamenti del genere perché
poi i Gravedigger faranno la scaletta classica, di questo ne parliamo dopo. E insomma, gli Hammerfall dal vivo sono sempre una discreta macchina da guerra, ci sono i Domine, insomma, da cantare a squarciagola, veramente un ottimo festival. Perché per chi invece ama le sonorità estreme, magari rifugge quelle un po' classic power, sempre a Milano, anzi insomma, nei dintorni, diciamo così, al Circolo Svolta di Rozzano ci sono i Gorgasm, i Cenotaph e i Logic of Denial. Questa è una serata prodotta dalla Necrotheism Production. Domenica, a mio avviso, forse probabilmente la serata più bella del Metal Italia. Metal Italia, che non l'ho detto, vabbè, ma ragazzi, Metal Italia sono affiancati da Eagle Booking e Vertigo, con i Candlemass, come detto, in formazione praticamente, dovrei dire, originale, comunque con Johan Lankvist alla voce, che eseguiranno per intero Epicus Domicus Metallicus. Ci sono i November, ci sono Forgotten Tomb, ci sono i Tiamat, qui una piccolissima parentesi, ci sono i Tiamat che faranno una setlist speciale con Clouds e Wild Honey. Allora, diciamo che a parte, a sto punto, se devi andare a scomodare tra virgolette una setlist del passato, io personalmente avrei chiesto più un bis su Clouds e di Astral Sleep, che secondo me sono due dischi fantastici. Da una parte non mi piacciono queste operazioni, perché Johan Hedlund è uno di quelli che ha sputato alla grande sul suo passato, quando ci sollazzava con dei dischi veramente orribili, come, io non mi ricordo più i nomi, A Deepest Kind of Slumber, ma quello era ancora discreto, seppure non mi piaceva. Ma com'era? Skeletron, e poi un altro dopo, che lui si presentava incappucciato con cosa di plastica, veramente una cosa vergognosa. E se gli andavi a dire, oh Johan, mi fai un pezzo di Astral Sleep, mi fai Klaus, che musica antica che ti ascolti, noi ci siamo evoluti, noi siamo fighi, quello è il passato. Ecco, quello è il passato che poi ritorna, e sono costretti ad eseguirlo, se no non se li fila più nessuno. Secondo poi spero che Johan abbia un minimo di entusiasmo a suonarlo, perché mi hanno detto, ma me lo immaginavo conoscendo il tipo, che ha un entusiasmo a suonare i vecchi pezzi, pare a me che ascolto, non so, Giusy Ferreri, tanto per dirne una. E quindi, insomma, mi auguro che sia, almeno faccia finta, Tom, diciamo così, fai l'attore, fai finta di suonare con entusiasmo i tuoi vecchi pezzi, spero che li interpreti a dovere, che sia ancora in grado di farlo. Comunque, vabbè, detto questo, insomma, la serata è veramente fantastica, quindi andate tutti, mi raccomando, al Metal Italia. Sono tre serate, una meglio di un'altra, a mio avviso non c'è una serata brutta, non c'è una serata da non perdersi, quindi fate visto venerdì, sabato e domenica, divertitevi al live, anche per me, che ahimè lavoro e non ci posso andare. Un saluto a tutti, lo staff del Metal Italia. Sempre domenica, mamma mia, un recap da 800 minuti, ci sono sempre i Raven, l'abbiamo visti prima, suoneranno a Collegno, al Padiglione 14, Collegno Torino, sempre domenica 16 settembre. Scavalliamo il weekend, partiamo con la prossima settimana, martedì 18 settembre, abbiamo la prima data italiana dei Voivod, accompagnati dai Night Rage, saranno al Locomotive di Bologna, è un concerto, non solo questo, ovviamente tutto il tour italiano dei Voivod è portato in Italia dalla Barley Arts, perché gli stessi Voivod saranno mercoledì 19 settembre all'Argo Venue qui a Roma, e questa è una data che magari per molti di voi non vuol dire niente, è una sciocchezza, è un gruppo mai sentito, ma mercoledì 19 settembre, ragazzi, ci sono i Demilic, i finlandesi Demilic, una delle realtà death metal brutal più incredibili del passato. Nespite mi sembra si chiama il loro disco più famoso, più bello, una cosa, sarei veramente curioso di andarli a vedere. Saranno mercoledì 19 settembre allo Spazio Ligera di Milano. Questo è un concerto organizzato in collaborazione da Witch Festival, Kill Town Bookings e sempre Necrotheism Production, che li avevamo visti prima. Ultimo giorno da segnalare, giovedì 20 settembre, ultima data italiana, se non sbaglio, dei Voivod con i Night Rage, saranno al Santeria Social Club di Milano, sempre Barley ovviamente. E giovedì 20 settembre, diciamo anche una data qui a Roma, ci saranno i Cormac, li abbiamo visti tempo fa, una recensione magari un po' così discussa, anche per i miei battibecchi, diciamo così, fra me e la cantante di Cormac. Saranno comunque all'Let It Be di Roma, è una data prodotta e organizzata dalla Hellbones Records e da Mr. Folk Webzin, il nostro amico Fabrizio, che ci porta tutta la roba folk, la roba bella qui nella capitale e non solo. Mamma mia, quante cose vi ho detto! Io vi ringrazio ancora, per oggi è tutto, il recap termina qui. Speriamo di fare un sacco di video a raffica. Abbiamo detto video recensione dei side sta per arrivare. Unboxing, non mi sono dimenticato del concorso, ho qui il mega paccone pazzesco, ve lo sbognerò tutto e giuro, promesso,
in settimana avrete il video, quindi daremo vita al concorso, anche perché qualcuno mi ha detto, ma io giustamente io ad agosto non ci sto, io sto al mare, io sto in montagna, io sto in Grecia, io sto, non mi va di perdermi, avete ragione, giustamente. A questo punto facciamola a settembre, tanto un mese più, un mese meno, non cambia nulla. Mi auguro che anche gli altri ragazzi trovino la serenità e il tempo, come Orazio e Frank, ci diano una mano tutti insieme e possiamo fare e rilanciare la nuova stagione di Metal.it con questi video. Io mi sono prolungato veramente tantissimo, ma vi do appuntamento ai prossimi video. Come al solito vi ringrazio, se vi è piaciuto il video mi raccomando pollice in su, campanella per non perdere tutte le notifiche, iscrivetevi al canale, cos'altro, aggiungeteci al canale, aggiungetevi al canale Telegram per non perdere tutte le news e gli articoli del nostro portale Metal.it. mi raccomando, dal 2000 a dispensare la gloria in tutte le vostre case. Abbiamo la pagina Facebook, abbiamo la pagina Twitter, abbiamo pure la pagina Instagram che per il momento è un po' abbandonatina, ma adesso vediamo se riesco a mettere mano anche lì, visto che quest'estate il buon Pea mi ha insegnato ad usarlo e quindi adesso inizierò a spammare tutte le cose anche via foto, via Instagram. Beh, che dire, stay metal, stay drunk, stay Friday, andatevi a divertire, oggi è venerdì, un saluto a tutto, che il metal sia sempre con voi, un saluto al Graz, ciao!